Nell'arte musicale barocca e classica, il vissuto ed il complesso mondo interiore del compositore per lo più non era esplicitato o si intravedeva solo marginalmente. Nell'epoca romantica il rapporto tra l'arte e la vita dell'artista si fa via via più stretto. E proprio in questo senso lo studio della biografia di Robert Schumann rivela proprio questa, direi, pregnante corrispondenza tra vita ed arte. Tanto è vero che possiamo dire che in Schumann la musica è in misura assai rilevante, confessione intima del proprio universo poetico. Naturalmente l'opera d'arte non è certamente riducibile ai soli eventi che l'hanno causata o ispirata, in quanto la composizione musicale quasi sempre trascende e direi anche spesso eclissa le circostanze fattuali da cui può derivare. In Schumann, soprattutto le opere pianistiche del decennio che va dal 1830 al 1840 possono essere considerate un vero e proprio diario personale, intimo e appassionato. Proprio in questo decennio si concentra quasi interamente la produzione per pianoforte di questo musicista così radicalmente romantico. È quel periodo che Piero Rattalino definisce, a parer mio in modo molto appropriato, i 10 anni del miracolo. Quindi, se è vero che questa produzione di Schumann ha spesso dei riferimenti extramusicali, è altrettanto innegabile che essa non è in alcun caso banalmente descrittiva. In sintesi, citando la bella definizione che lo stesso compositore dà della musica in generale, ci dice Schumann che la musica è la vita stessa che risuona. Cioè la vita che risuona attraverso l'acuta sensibilità poetica del musicista. Nel 1830 il nostro compositore aveva appena 20 anni e da soli 3 anni era morto Beethoven. Proprio il confronto con il grande genio di Bonn con Beethoven risultava davvero impari o quantomeno assai problematico. Però, diciamo, accanto alla produzione delle 32 sonate per pianoforte, attraverso cui Beethoven aveva edificato un'opera grandiosa di civiltà musicale e pianistica, Beethoven stesso aveva scritto diverse serie di piccoli brani, che possiamo dire minori, le bagatelle. Bagatelle che possono legittimamente essere considerate anche come delle anticipazioni delle nuove e più libere strutture formali romantiche. Una considerazione questa che del resto era, anzi è, parimenti applicabile, così come a Beethoven, anche alla produzione musicale di Franz Schubert, che ricordiamolo muore l'anno dopo di Beethoven, nel 1828. Cioè la coesistenza in questi autori di grandi composizioni, che utilizzano la forma sonata, che ricordiamolo è una struttura ben codificata, di cui magari parlerò più approfonditamente in un altro video, e di composizioni più piccole, che in Schubert sono sostanzialmente le tante danze, i momenti musicali, gli improvvisi, ma anche i brani dei cicli liederistici come Winterreise, Il viaggio d'inverno o Die schöne Müllerin, La bella mugnaia. Ecco, sono queste strutture formali più piccole che Robert Schumann adotta in modo di gran lunga prevalente nella sua produzione pianistica. È proprio la miniatura che si mostra tante volte anche più idonea al tipo di ispirazione schumanniana, miniatura o aforisma che può eventualmente anche presentarsi nella sua forma di variazione su un tema. Detto per inciso, Schumann si confronterà ovviamente in modo tormentato anche con le grandi forme della sonata e quindi della sinfonia, del concerto, e ovviamente questo anche nella musica da camera, nella musica sinfonica, ma è nella produzione pianistica che si affacciano per prime le vere novità che proiettano l'arte musicale in una nuova ed inedita temperie artistica. Novità che prendono le mosse ovviamente da un'esigenza di autenticità espressiva che fa evolvere non solo, come abbiamo detto, la concezione formale, ma anche il linguaggio armonico. E forse proprio quest'ultimo, cioè l'evoluzione del linguaggio armonico, è la causa, o almeno una delle cause, dell'esaurimento della possibilità di impiego della forma sonata classicamente intesa. Cioè, dal punto di vista del compositore, per dire cose nuove,
ci vogliono anche vocaboli nuovi, anche a rischio di mettere in crisi il già storicamente conquistato equilibrio del sistema tonale e di contribuire quindi a distillare nello stesso sistema tonale le premesse della sua stessa dissoluzione. Ma questo è un discorso che ovviamente ci porterebbe un po' troppo lontano dal tema di oggi. Ecco quindi in Schumann i vari cicli di composizioni in cui si susseguono queste miniature che vanno a formare, con una parola presa a prestito dal linguaggio dell'arte figurativa, i cosiddetti polittici. Ne ricordiamo alcuni in ordine di opera. Quindi le variazioni su un tema Abegg opera 1, Papillon opera 2, le danze dell'Alleanza di Davide opera 6 o Davidsbündler Tänze in tedesco, il Carnaval opera 9, i pezzi fantastici opera 12, gli studi sinfonici opera 13 che sono un tema e variazioni, Kinderszenen o scene infantili in italiano opera 15. Kreisleriana opera 16, l'Umoresco opera 20, le Novellette opera 21. Ecco, in questo mio video presento una mia interpretazione al pianoforte della raccolta Papillon opera 2. Ho effettuato questa registrazione alcuni anni fa, nel 2014. Si tratta di 12 brani preceduti da 5 battute di introduzione. La fonte letteraria, come lo stesso Schumann dichiara, è quella di un romanzo dei primi anni dell'Ottocento, dello scrittore tedesco Jean-Paul Richter, Flegeljahre, gli anni spensierati, ed in particolare il suo ultimo capitolo, che racconta di un ballo in maschera. Papillon vuol dire in francese farfalle, ma anche fogli volanti, o più propriamente fogli gentili o fogli graziosi. In questi brani Schumann gioca con le allusioni, con i riferimenti indiretti e le citazioni. Papillon può essere anche tradotto con cambiamento, passaggio, metamorfosi. Scrive Jean-Paul Richter, la storia dell'uomo può apparire come nient'altro che un ballo mascherato. Ecco la festa in maschera come metafora velatamente nichilista della vita. In Papillon si intrecciano, in una sintesi mirabile di immaginazione poetica, due caratteri opposti dell'animo umano. I personaggi sono quelli di Walt e Fult, fratelli gemelli ma poli divergenti. Il primo, Walt, timido, introverso, sognatore. Il secondo, invece, Fult, estroverso, appassionato e impetuoso. Due personaggi che sono perfettamente riconducibili a quelli di Eusebio e Florestano, che saranno esposti ed approfonditi musicalmente in diverse composizioni successive di Schumann. Mi viene da pensare subito al Carnaval, opera 9, dove ci sono proprio questi due personaggi, Eusebio e Florestano, in due distinti quadri musicali. La storia di Papillon è presto detta. Entrambi i gemelli sono innamorati della stessa donna, la polacca Vina. Durante la festa la ragazza svela la sua scelta, ma lo fa alla persona sbagliata, poiché i due ragazzi si sono scambiati le maschere. Il gemello escluso, amareggiato, abbandona la sala mentre l'orologio del campanile suona le 6. Il gioco notturno ed il turbinio della festa si concludono. I vari invitati al ballo vanno via, l'incanto si rompe. La notte sfocia nell'alba, quindi in un silenzio attonito, e anche Schumann stesso sembra abbandonare la festa ormai conclusa. È stato detto che da Papillon si irradia un'espressione di universale poetica pregnanza che supera i riferimenti al testo di Jean-Paul Richter, poetica che sarà, come abbiamo accennato, poi approfondita e anche ampliata nel Carnaval Opera 9, in cui si ripresenta la circostanza della festa in maschera. Dietro il fascino delle varie danze, Schumann ambisce ad esprimere la verità dell'esistenza in termini musicali, poiché nell'estetica schumanniana solo la musica può dirci ciò che è inaccessibile al linguaggio verbale. Stupisce la considerazione che Schumann avesse soltanto 20 anni quando compose Papillon.
E a me piace sempre ricordare, parlando di ventenni straordinari ovviamente, che quando Michelangelo realizzò la Pietà alla fine del 400, fosse anche lui poco più che ventenne, e quindi che i risultati sbalorditivi del genio artistico vanno sempre al di là di ogni nostra prosaica, possiamo dire, aspettativa. Bene, nel video ho inserito lo spartito da poter seguire per chi legge la musica. Spero che la mia interpretazione sia di vostro gradimento e vi invito a lasciare un like e magari anche un commento e di iscrivervi al mio canale YouTube, dove troverete tanti altri video relativi alle mie interpretazioni al pianoforte. E io spero che questi video possano esservi graditi. Cari amici, grazie per l'attenzione e buon ascolto. Thank you.
Thank you.